Salve a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi vi porto una grande chicca, e cioè quella di moddare completamente tutti i veicoli che volete, quindi veicoli con sportelli che si aprono verso su, veicoli che si aprono con sportelli normali, qualsiasi veicolo. Allora, cosa andiamo a fare? In questo caso io vi prendo la Annis, la R7B. La portiamo dentro il nostro meccanico. Una volta che saremo dentro il nostro meccanico, faremo esci dal veicolo e lasceremo il veicolo con lo sportello aperto, vedete? Così, perfetto. Ci avviciniamo alla nostra RC Bandito, faremo una qualsiasi modifica, io vi consiglio casco perché quella di costa meno. Usciremo dal bandito e andremo a metterci qua davanti a questa colonna, circa più o meno, prendete voi le misure. Andremo a fare il glitch del telefono, quindi attività Gerald Simon Ron, qualsiasi tasto option, rilasciamo X, clic in sottofondo e qua ve l'ho rallentato. Andremo sulla pagina online e appena vedremo il nostro personaggio che entrerà con tutte e due le gambe dentro il nostro veicolo, rilasciamo il tasto option e cominciamo a spammare freccetta a sinistra. Spammiamo freccetta a sinistra. Quindi in questo momento spammate freccetta a sinistra, il veicolo uscirà, vi uscirà l'icona su e il vostro veicolo uscirà moddato completamente dalla nostra arena, dalla nostra officina dell'arena, vedete? Bomba, proprio bomba. Quindi questo serve per fare i veicoli con gli sportelli che si aprono verso su. Adesso andremo a vedere quello per moddare i veicoli, quello con gli sportelli normali, vedete? Io qui c'ho la la comoda e vi farò vedere che è possibile moddare sempre con l'RC Bandito in solo questa auto nonostante abbia gli sportelli normali. Allora, lasciamo sempre lo sportello aperto, andremo a fare una qualsiasi modifica al nostro bandito, quindi casco, tuta, quelle che vi consiglio perché sono quelle che costano meno. E attenzione, andremo a metterci precisamente qui, in questo punto dell'auto. Faremo sempre il glitch del telefono, ma questa volta andremo a fare le missioni, quelle del casino. Io in questo caso ho fatto bella batosta. Facciamo partire la nostra attività, quindi glitch del telefono, attività del casino. Quando saremo su sulle nuvole, qui schiacceremo cerchio esci dall'attività, resteremo su questa schermata per circa 5 secondi. Anche in questo caso vi ho rallentato il video così vedrete bene come funziona la cosa. Fate voi circa 5-6 secondi. Una volta che saranno passati questi 5 secondi, schiacciate X per uscire dall'attività. E appena schiacciate X cominceranno a spammare triangolo e freccia a sinistra. Spammiamo triangolo e freccia a sinistra. Qui in questo caso sta andando lento perché ho rallentato il video. Appena usciremo da questa attività andremo a schiacciare subito triangolo e freccia a sinistra, ragazzi, mi raccomando, così che quando torneremo dentro il nostro meccanico succederà questo: il nostro personaggio salirà sull'auto, ci uscirà l'icona in alto a sinistra per riportare il veicolo nella nostra officina e tac, e il nostro veicolo sarà completamente moddato.
prenderà tutte le modifiche della nostra RC Bandito. Questa è una bomba. Vi ho portato una bomba, raga. Una vera chicca. Vedete? Completamente moddato. Mi raccomando, ragazzi, se vi è piaciuto questo video lasciate un bel pollicione verso su. Ricordatevi di iscrivervi al canale per restare aggiornati su nuovi glitch. E ci vediamo alla prossima!